Il Napoli ha vinto lo scudetto, ma purtroppo il suo allenatore se n'è andato ed è arrivato Rudy Garcia. Quindi, come sarà la squadra del Napoli l'anno prossimo al termine del mercato? Andiamo a scoprirlo in questo video, dove andremo a fare il mercato realistico del Napoli. L'abbiamo già fatto per il Milan e per la Juve, e quindi, let's go! Allora ragazzi, come abbiamo già fatto per le altre due squadre che ho appena citato, andremo a fare il mercato realistico del Napoli. Tra l'altro qua vedete un Lucas Vázquez con la maglia della Juve, che è ancora reduce dal video di prima perché li sto registrando tutti e due lo stesso giorno. Allora, quello che andremo a fare sarà iniziare una nuova carriera con il Napoli, andare a mettere il nuovo allenatore, andare poi a vendere tutti quanti i giocatori che non sono più in rosa perché hanno finito il prestito, perché hanno finito il contratto, perché verranno venduti, e poi andremo dopodiché a prendere tutti gli acquisti. Quindi mi sono segnato su questo quadernino tutti i probabili acquisti del Napoli e con una logica andremo a prenderne alcuni. Ovviamente ci sono tipo due o tre ali destre, ne prenderemo solo una, quella secondo me più probabile o più funzionale al progetto del Napoli di Rudy Garcia, che deve confermarsi, deve vincere di nuovo lo scudetto e deve far bene in Champions League. E quindi let's go. Allora, già partiamo male perché su FIFA non c'è Rudy Garcia. Era allenatore dell'Al Nasr, ma l'hanno esonerato tipo ad aprile, e qua quindi hanno già messo quello nuovo. Prendiamo un allenatore a caso. Prendiamo proprio lui, Dinko Jelicic. Facciamo finta che sia Rudy Garcia. Dobbiamo prometterlo al Napoli, quindi andiamo a selezionare il Napoli e, come al solito, prima vado a mettere in Serie A le squadre che sono salite dalla Serie B. Quindi Frosinone, Genoa e Cagliari. Bene, inserite le squadre, selezioniamo il Napoli e andiamo un po' a impostare tutto quanto. Quindi, vabbè, lo stadio non ci interessa. Dobbiamo mettere offerte di lavoro nazionale disattivo, difficoltà estrema, leggenda, ma tanto non cambia niente perché non giocheremo. Competizione europea ovviamente attivo. Allora raga, i gironi sono gli stessi dell'anno scorso, non ha senso andare a modificarli perché magari poi ci va a mettere delle squadre che non ci saranno l'anno prossimo in Champions. Non sono ancora usciti i sorteggi, quindi per i gironi lasciamo gli stessi, tanto poi raga per la fase finale cambia tutto quanto. Vabbè dai, facciamo giusto due modifiche così a caso. Premiamo un po' di volte così, cambia questo, cambia questo, cambia questo, che ne so, cambia questo, vabbè, così variamo un po' raga, ma proprio giusto giusto due modifiche al volo. Ok, ho fatto due modifiche al volo e il Napoli è finito in questo girone con Porto, Lipsia e Marsiglia. Non c'è una vera e propria top, anche perché la top è il Napoli che ha vinto lo scudetto. Ci sono però tante squadre di medio livello, quindi sarà dura comunque per il Napoli. Poi raga, come vi ho detto, i gironi di Champions non sono ancora usciti, quindi boh, li facciamo un po' a caso e poi come va va, ecco. Tanto la parte importante di questo video è vedere quale squadra verrà fuori e come si comporterà. Poi vediamo come va raga. Mentre ci presentano Rudy Garcia come nuovo allenatore, raga, ancora mi dimentico, mi raccomando, commentate qua sotto scrivendo il nome della prossima squadra che volete vedere per questa challenge del rebuilding realistico. Ne rimangono ancora tante, abbiamo fatto Juve, Milan e Napoli, quindi rimangono la Roma, la Lazio, l'Inter, ne rimangono davvero tante, raga, commentate qua sotto. E poi mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale, perché sto vedendo qua adesso, o qua sotto il dato statistico, tutti quelli che guardano i miei video, ragazzi, il 75% non è iscritto. Quindi vuol dire che 3 persone su 4 che guardano un mio video non sono iscritte al canale. A voi costa niente, raga, cliccare il tasto iscrizione. A me cambiate la vita, davvero. Quindi iscrivetevi, raga, e andiamo dentro col video. Allora, questa è la formazione del Napoli. Però, come vi ho detto, qualcuno partirà. Quindi andiamo su Abrosa e prendo il quadernino. Allora, ordiniamo per ruolo. Il primo che non rimarrà al Napoli è Gollini. Quindi facciamo termine a prestito. Ciao Gollini, ti abbiamo voluto bene. Poi c'è un certo Marfella. Io raga vi giuro non so chi sia Marfella. Fatemi cercare Marfella. Vabbè raga, Marfella non c'è, non importa. Poi abbiamo Berezinski che purtroppo se ne andrà dal Napoli. Secondo me non aveva fatto malissimo, però mi dicono che se ne va dal Napoli, quindi anche lui termina prestito. Tanto ragazzi, poi fare termina prestito, svincolarli, mandarli in qualche altra squadra non cambia niente, non possiamo fare tutto uguale alla realtà. L'importante è che alla fine la squadra non avrà i giocatori che probabilmente se ne andranno e avrà i giocatori che probabilmente arrivano. Sulle cifre, sulle squadre in cui andranno, quello lì raga cambia poco, tanto il budget ce l'abbiamo. Lo stesso discorso dobbiamo farlo purtroppo per Ndombele, che non ha convinto al Napoli, effettivamente ci si aspettava di più, e quindi torna al Tottenham. E ora è tempo di parlare di cessioni ragazzi, perché purtroppo io leggendo un po' in giro sui siti ho letto che Lozano potrebbe andare via, potrebbe non essere più al centro del progetto, si potrebbe voler monetizzare su di lui. Stesso discorso per il buon Demme, quindi via Demme, anche lui bene ma non benissimo. E purtroppo ragazzi, ci sono due big che se ne andranno dal Napoli. L'importante secondo me per i partenopei a tenere Osimhen e Kvaratskhelia, ce la dovrebbero fare, però devono rinunciare a Kim Min-jae e a Piotr Zielinski, che quindi li mettiamo in vendita e vediamo dove andranno qua nella simulazione.
Poi raga, come vi ho detto, non so se andranno via tutti quanti, però io mi baso adesso che siamo al 21 giugno sulle voci di mercato e cerchiamo di fare una cosa il più realistica possibile. Dunque, adesso vado un po' avanti nel calendario, mi libero di tutti questi giocatori, chi vendo, chi svincolo, non lo so, in qualche modo non saranno più in squadra, e poi vi faccio vedere quali sono i probabili acquisti del Napoli e li scegliamo insieme. Ragioniamo un attimo su quale giocatore possa andare bene nella squadra e quale giocatore invece non servirebbe a niente. Anche perché l'unica certezza che abbiamo nel Napoli rispetto alle altre squadre è la formazione. 4-3-3 confermatissimo. Arriva anche un'offerta per lo dal Villarreal, 34 milioni, realistico. E poi la Fiorentina vuole Kim. Sappiamo tutti che Kim andrà al Bayern Monaco, però qua ci interessa solo liberarcene. Ci vogliono dare Castrovilli? No, facciamo tratta e lo vendiamo direttamente alla Fiorentina. Gli facciamo rimuovi scambio e purtroppo qua ci dice che vale 23 milioni, quindi dobbiamo venderlo più o meno a quella cifra. Sappiamo che molto probabilmente andrà via di più. Ok, via. Tanto come vi ho detto raga, il budget non è importante. Non ci serviranno tutti i soldi che abbiamo, guardate qua, abbiamo 70 milioni, sto vedendo un attimo gli acquisti, non dovrebbero servirci, spero. Forse potevo mettere un po' di extra budget, Vabbè, vediamo cosa riusciamo a combinare. Eccola qua, è arrivata anche l'offerta, ragazzi, per Piotr Zielinski. Non so dove andrà la realtà, però qua ci offrono 40 milioni dal Siviglia e quindi vendiamolo. Oh, incredibile, raga, sono arrivate subito le offerte per i giocatori che avevo messo in vendita. Mai successo. Ed eccoli qua che iniziano ad andarsene. Lozano saluta il centro di allenamento del Napoli. Ciao ciao. E saluta il centro di allenamento anche Kim, che qua va alla Fiorentina, ma magari qua sopra la Fiorentina ci attacchiamo un logo del Bayern Monaco. Venduto Zielinski, venduto Kim, venduto anche Lozano, rimane da vendere Demme. Però dovremmo averlo venduto, forse devono solo fare le trattative col giocatore. Poi possiamo già subito andare agli acquisti. Bello, bello, mi piace questo video, mi piace, è veloce e rapido. Ed eccolo qua, anche Demme se ne va. Quindi abbiamo chiuso le cessioni, raga, sto controllando un attimo. Sì, perché Ndombele è tornato al Tottenham, Gollini l'abbiamo svincolato noi. Sì, Berezinski pure, a posto raga, a posto, andiamo agli acquisti. Quanti soldi abbiamo tirato su per gli acquisti, raga, perché io ho dei nomi belli pesanti. Ah, ok, 170 milioni. Bene, segno un attimo su Abmercato tutti gli obiettivi e poi capiamo chi prendere. Allora ragazzi, questi qua sono i nomi che ho segnato. Abbiamo due difensori intanto, Scalvini e Bijol, che secondo me il Napoli potrebbe prendere tutti e due come titolari, come alternanza in difesa. Comunque uno al posto di Kim ci va, e secondo me Scalvini potrebbe prendere il suo ruolo. Poi abbiamo due centrocampisti, Kopminers e Samardzic, anche perché è andato via Zielinski, quindi un Kopminers, anzi scusate, un Samardzic potrebbe fare al caso del Napoli, perché potrebbe fare sia la mezzala che il trequartista, un po' come Zielinski. Sulla destra invece abbiamo tre nomi, Jeremy Pino, Adama Traoré e Berardi. La cosa è però che Berardi, stavo vedendo che è quasi fatta con la Lazio, quindi io Berardi lo scarterei e andrei a puntare su uno tra Jeremy Pino e Traoré. Ora capiamo un attimo quale sarebbe più funzionale al modulo del Napoli. Il Napoli gioca con un 4-3-3, quindi Jeremy Pino nei ruoli non mi dice neanche che può fare alla destra. Forse Adama Traoré, col fatto che Berardi va alla Lazio, la Lazio dovrebbe non puntare più su Adama Traoré, perché Adama Traoré è anche vicino alla Lazio. Dunque io direi Berardi alla Lazio, Adama Traoré al Napoli, ci può stare. Questi dovrebbero essere più o meno i colpi del Napoli. Ora vediamo un attimo, inizio a comprare l'oro e poi vedo se c'è ancora qualche nome in voga, ecco. Partiamo dai difensori. È un peccato per il Napoli comunque perdere Kim, ragazzi, perché era un gran giocatore. Vediamo se Scalvini riuscirà a rendere uguale. Ed eccolo qua che arriva, Scalvini, il primo acquisto del Napoli. Let's go! Ora direi di prendere anche Bijol, così sulla difesa siamo a posto e possiamo concentrarci al centrocampo e all'attacco. 13 milioni e 4 per Bijol. Realistico, secondo me ci può stare. Forse un pelino meno, però ci può stare. E anche Bijol preso, contratto fatto. Let's go! Difesa chiusa. Ora, centrocampo io prenderei sia Kopminers che Samardzic, anche perché sono andati via Demme e Zielinski, quindi servono due rinforzi. Che siano titolari, che si alternino nel turnover, non lo so, ma li prendiamo tutti e due. Mamma mia quanto vogliono per Kopminers, vogliono 37 milioni, te ne do 33, vabbè 35, dai, preso anche Kopminers, anzi dobbiamo fargli il contratto. Mi fa molto ridere che invece di Rudy Garcia sotto appare scritto Dinko Celic, però vabbè uguale, dai ci assomiglia, più o meno. Ok, contratto accettato e arriva pure Kopminers, che non ci assomiglia per niente raga, per niente, però vabbè. Adesso che andrà al Napoli magari gli faranno lo scan facciale. Quindi chiudiamo il centrocampo prendendo Samardzic e poi vediamo chi prendere come esterno. 10 milioni per Samardzic, non è molto realistico, però l'importante è che l'abbiamo preso, quindi anche Samardzic arriva, dobbiamo fare il contratto. Tra l'altro raga, lo so che l'ho già preso anche nella sfida realismo del Milan e ovviamente non può sdoppiarsi, però è un nome caldo per tutte e due le squadre, quindi io lo prendo in tutte e due e poi vediamo dove andrà. Magari rimane l'Udinese, boh. Ma perché tutti quanti non vogliono essere titolari? Io gli dico ruolo cruciale, loro mi dicono no, il mio assistito vuole fare panchina. Va bene. Vediamo se accetta, sì, preso, anche Samardzic, anche lui, raga, io l'ho visto dal vivo a un evento, non ci assomiglia per niente, fidatevi, però va bene uguale. Cioè, guardatelo lì, vi sembra quel giocatore che abbiamo visto prima? Non lo so, comunque, Samardzic arriva. Ora, raga, sulla fascia, io tra i due, come vi ho detto prima, vado più su Adama Traoré. Ok che Jeremy Pino è più giovane, ok che può crescere,
Però il Napoli lì sulla destra ha sempre avuto un problema, soprattutto quest'anno. Kvara a sinistra, fenomeno. Osimhen davanti, fenomeno. Sulla destra aveva Lozano e Politano che si alternavano, però non ha mai avuto quel giocatore già di esperienza. Prendere un altro giovane, non so quanto possa essere la mossa giusta, anche perché ok che è forte, però davvero potrebbe doversi mettere nel campionato italiano, potrebbe far fatica, quindi nel dubbio vado su Adama Traoré. Poi quanto gasa raga Adama Traoré al Napoli, cioè con quanti muscoli ha al Napoli gasa troppo. Sono già curioso di vedere le sue foto con la maglia del Napoli tutta attillata. Ok, ha accettato la squadra, dobbiamo solo fargli il contratto. E poi vedo un attimo se c'è ancora qualche nome che sta circolando, perché abbiamo ancora budget. Gli diamo 100 milioni a settimana, accettato. Per 4 milioni all'anno, uno dei più pagati del Napoli, arriva al centro di allenamento. Gran colpo questo, gran colpo. Tra l'altro è gigante, pure vestito, raga, incredibile. Ma che muscoli ha, che muscoli ha. Ok, raga, ho visto e c'è ancora un nome, un certo Danso, che non so dove giochi, raga. Però prendiamo questo Danso. Così in difesa abbiamo anche un'alternativa. Anche se abbiamo già preso tanti difensori, però vabbè. Kevin Danso, ma quanto ha di overall? 23 anni, non si sa l'overall, vabbè, prendiamolo, tanto ci sono rimasti i soldi. Dove gioca? A Lens. Ok, hanno una clausola di 42 milioni, quindi costerà sui 20. 28? Ah, ma è forte sto Danso. Vabbè, preso. Ma chi è? Mai sentito in vita mia. Neanche su Ultimate Team, non gli ha mai fatto una carta forte. Buh. Ruolo cruciale, lui l'accetta il ruolo cruciale. Oh, finalmente uno che vuole essere titolare. Meno male. Anche perché ho paura che Scalvini e Bigiola abbiano un overall abbastanza basso. Stipendio ridicolo, ma va bene. Cioè, ridicolo per un calciatore, ovviamente. Perché 28.000 euro a settimana... penso che sia un super stipendio. Dammi a me 28.000 euro a settimana. 78 di overall Danso. Va bene. E allora andiamo un attimo a costruire la squadra, raga. E poi iniziamo la stagione. La squadra del Napoli 2024. I probabili acquisti e le probabili cessioni per questa probabile formazione. Ah, eccolo Zedadka. Non lo trovavo, raga. Ma è il nostro idolo. Però dobbiamo rispettare le regole. Lo vado a svincolare al volo. Bene, ragazzi. Quindi confermato il modulo. Questa potrebbe essere l'ipotetica formazione del Napoli se abbiamo azzeccato tutti gli acquisti, seguendo un po' le trattative di mercato che girano in giro per il web. Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra, Scalvini e Danso titolari difensori centrali, con Rachmani che ovviamente si alternerà con loro due. Magari potrebbe anche essere confermato Rachmani, non lo so. Mettiamolo in panchina, mettiamolo in panchina. Centrocampo a tre con Zambo Anghissa, Lobotka e Kop Miners, con ovviamente il buon Samardzic che si dovrebbe alternare. Dov'è Samardzic? Eccolo qua. Solo 72 di overall, ma non penso. Comunque, non importa. Davanti, per fortuna il Napoli è riuscito a tenere Osimhen, il Napoli è riuscito a tenere Kvicha Kvaratskhelia, e a destra Adama Traoré che si alternerà con Politano. E quindi ragazzi, io direi che possiamo iniziare la nostra simulazione. Forza Napoli, let's go. Allora, obiettivo, come già dichiarato, vincere di nuovo lo scudetto e fare bene in Champions. Io direi ragazzi che per il primo recap possiamo andare al 1 gennaio come sempre. Così ci facciamo già un'idea verso metà campionato, a fine anno. Ok, inizia il campionato, debutto contro il Lecce. Vediamo un po' il Napoli come parte. I campioni d'Italia partono con un 3-0. Aprono così il loro campionato. Dai. Non c'è nessuna big, ma tante squadre che possono mettere in difficoltà il Napoli. 2-1, bene, bene. 2-1 col Cagliari e con l'Ipsia 1-1. Ci sta, ci sta. Vittoria anche con la Juve, i rivali di sempre. 5 punti in 4 partite in Champions, tremendo. Potrebbe non bastare neanche vincere tutte e due, raga. Ah, 6 punti, tremendo, 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 raga. Ultima partita di Champions contro il Lipsia. Bisogna almeno pareggiare per l'Europa League. No! No, il Napoli mi sa che è già fuori dalla Champions, raga. No, è un disastro. Vabbè, vediamo, raga. Vediamo adesso al 1 gennaio cosa è successo. Il girone non era facile, raga, non era facile il girone. Tremendo, tremendo. Ok, siamo al 1 gennaio, vediamo un po' cosa è successo. La freccia è positiva, però... classifica. Ok, in campionato siamo lì, raga, stiamo lottando per il primo posto, ci sta. Non come l'anno scorso, però abbiamo perso Kim, abbiamo perso Zielinski, quindi è un po' una stagione della riconferma, che non è mai facile. In Champions, raga, non saremo mai passati. Siamo passati! Com'è possibile? Con 6 punti! Sto male! Ma non è mai successo nella storia, con 6 punti il Napoli passa. Poi vabbè, adesso becca il PSG, quindi uscirà. Però follia, a sto punto forse era meglio arrivare terzi e andare in Europa League, perché tanto per uscire agli ottavi, che non ti manda da nessuna parte, non lo so. Però il Napoli passa, follia, follia. Ok, va bene, prendo e porto a casa, raga. Vediamo come stanno andando i nostri, va. Soprattutto i nuovi acquisti. Ordiniamo per statistiche. Kvaratskhelia, che fenomeno, 12 gol e 2 assist. Osimhen, 6-6? Non è più lo stesso Osimhen, forse era meglio venderlo, non lo so. Politano invece le sta giocando praticamente tutte. Questo vuol dire che Adama Traoré non sta giocando. E abbiamo Zambo Anghissa invece con 3 reti e un assist. Kop Miners si è ambientato bene perché le ha giocate tutte. Simeone qualcosina l'ha giocata. Samardzic, nonostante abbia 72 di overall, è entrato in 8 partite su 23. Quindi bene così, secondo me potrebbe essere realmente impiegato così come minutaggio. Fatemi vedere un po', fatemi vedere un po'. Bigiol ne ha giocate 4. Raga, non mi dite che Adama Traoré non sta giocando. Ah, ne ha giocate solo 8 Adama Traoré. Quindi il mister continua a preferire Politano. Ragazzi, sapete che io faccio
un qualcosa di estremo che non dovrei fare. Ho letto che potrebbe essere che anche Politano va via, no? Quindi, visto che noi vogliamo valorizzare Traoré, sapete che vi dico, raga? Faccio una mossa estrema. Guardate, a Brosa, non so se sarete d'accordo, però Politano c'è di giocatore. Via. Ciao Politano, dobbiamo dare spazio ad Adama Traoré. Vogliamo che giochi ad Adama Traoré. Non so se Politano andrà via o no, ma in questo video voglio valorizzare gli acquisti. E penso che se il Napoli dovesse comprare Adama Traoré lo farebbe giocare molto più di 8 partite su 23 della prima parte di stagione. E quindi per la parte finale abbiamo Adama Traoré titolarissimo, senza nessuno alle sue spalle a insidiarlo. A questo punto, raga, io direi una cosa. Andiamo fino alla partita di Champions League, fino qua, e vediamo un po' che succede intanto. In campionato, raga, dobbiamo vincere tutte, perché almeno il campionato bisogna vincerlo, visto che in Champions usciremo adesso. 1-0 col Torino, 1-1 col Monza, con la Salernitana 3-2, bene, bene, bene. Il problema è che, essendo che stiamo lottando per lo scudetto, dobbiamo vincere praticamente tutte. Cioè, già pareggiarne una al mese non va bene. 6 vittorie di fila in campionato, 7ª vittoria di fila. Ecco, vabbè, arriviamo nel peggiore dei modi, però ci sta, perché magari il mister ha fatto turnover in vista della Champions League, quindi... vabbè, facciamo finta che ci sta, raga. Fatemi prima vedere un po' come si è messi. Classifica, vabbè, la Champions abbiamo già visto. Serie A, dovremmo essere al primo posto, raga. Abbiamo fatto un gran mese. Ancora secondo posto. Raga, ma la Lazio le vince tutte. Ma siamo a meno 7 dalla Lazio. Quando la prendiamo più la Lazio? Ma abbiamo fatto 6 vittorie di fila. Ok, che abbiamo perso con la Roma, ma anche avessimo vinto quella saremmo comunque a meno 4. GG alla Lazio, che vi devo dire. E allora andiamo a simularci l'andata, raga. Incrociamo le dita. Andata contro il Paris Saint-Germain. 3, 2, 1, sì, ok, e chi ti che? Da noi segnano Adama e Zambanghista. Ci giochiamo tutto a ritorno, ma è impossibile, raga. Cioè, fuori casa vincere col Parì, impossibile, però incrociamo le dita. Scontro scudetto, no, ci arriviamo perdendo, ti prego, se perdiamo questa è finita, 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 finita. Sì, vamo, 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 vamo. E ora l'impresa, ragazzi, contro il PSG. Ritorno contro il PSG, con l'ambulanza in sottofondo. 3, 2, 1, non ci credo, non ci credo, ai supplementari Osimhen porta avanti il Napoli nella Champions League. Let's go, let's go. Ma tra l'altro, perché Neymar non era titolare? Ma perché è entrato dopo? Non lo so, va bene, let's go, vabbò. Un sogno, ragazzi, un sogno, un sogno. E quindi niente, quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Vediamo fino a dove dobbiamo andare. Andiamo fino... oh, mamma mia, sì, però, dai. È maledetta questa Champions del Napoli. Ma prima il PSG e poi il Barcellona. Ok che siamo passati per miracolo, però... allora, ragazzi, dopo la doppia sfida col Barcellona vi faccio vedere come stanno andando i nostri da Brosa. Però qua ci va un miracolo. Peggio di prima. Partita di andata contro il Barcellona, raga. Io non so cosa sperare, cioè, davvero. Mi sembra un qualcosa di impossibile. 2-1? Abbiamo perso pure gli ottavi, all'andata contro il PSG. Raga... raga, non so perché il mister ha messo Zerbin per Kvara, ma Zerbin ha fatto gol, quindi crediamoci. E per crederci dobbiamo andare fino al ritorno. Ritorno contro il Barcellona, un'impresa impossibile per il Napoli, ma nulla è impossibile! Nulla è impossibile! Ha segnato il difensore centrale che non sappiamo chi sia, quello arrivato dal Lens ai supplementari. Danso, Raspadori, Kvicha Kvaratskhelia. Let's go! Let's go! Il Napoli elimina il PSG, elimina il Barcellona e vola in semifinale di Champions. Tra l'altro il City ha eliminato l'Inter, il Siviglia ha eliminato il Milan, quindi sei l'unica italiana rimasta. Ok, ok. Ora, come vi ho promesso, andiamo un po' a vedere come stanno andando i nostri, raga. Mamma mia che stagione per il Napoli. Chi se ne frega del campionato per ora, chi se ne frega. Ordiniamo per statistica, vediamo se si è ripreso Osimhen. Si è ripreso Osimhen, però Kvara resta il migliore. 19-7, Osimhen 16-8. Adama le sta giocando adesso finalmente. 8 gol e 3 assist come esterno, ci sta. Non è Kvaratskhelia, lo sappiamo, lo sanno anche i tifosi del Napoli, lo sa la società. È impossibile trovare un nuovo Kvara. Poi Kopmeiner 7 gol e 7 assist, benissimo fin qui. Samardzic, quante ne ha giocate? 21, va bene. Zambo titolarissimo. Ragazzi, sapete che è tanta tanta roba. Danso 24 presenze, quindi si sta alternando con qualcuno, mi sa. Con chi si sta alternando? Ordiniamo i difensori centrali. Si stanno alternando Danso, Scalvini, Rachmani, Ostikar, Bijol, Jesus, un po' tutti, mi piace, un po' proprio nello stile del Napoli. Anche quest'anno Kim era il titolare e gli altri si alternavano un po'. Mi piace, mi piace, mi piace. Quindi direi di andare avanti, raga, vediamo contro chi siamo in semifinale. C'è andata bene, raga, c'è andata bene. Sapete che vi dico che potremmo andare fino qua? Fino al ritorno contro Siviglia. Andiamo, let's go. Ragazzi, come va? Ormai siamo arrivati in semifinale. Il miglior piazzamento nella storia del Napoli. 2-2 con l'Atalanta. Mi sa che il campionato lo salutiamo. Con Lecce 4-2. Andata in casa allo stadio Diego Armando Maradona. 2-0. 2-0. Vamo, vamo, vamo. Manca l'ultima di Champions e ne mancano 3 di campionato. Andiamo un po' a vedere un po' com'è la situazione. Andiamo a vedere un po' com'è un po' la situazione. Ma come parlo? Boh, vabbè. Intanto, ah no, l'Inter è passato? Ho letto male allora. Ok, l'Inter è passato, quindi rischiamo di beccare l'Inter in finale. Va bene. Serie A team, secondo posto, però siamo a meno 2. Raga, il Napoli
può vincere tutto. Il Napoli può rivincere lo scudetto back to back e potrebbe ipoteticamente arrivare in finale di Champions League. Una finale che potrebbe essere tutta italiana. Mamma mia, c'ho i brividi. E allora andiamo a giocarci il ritorno a casa loro, un campo difficilissimo, soprattutto nelle partite europee. Siviglia-Napoli 3-2-1. Non ci credo. Non è vero, il Siviglia ci elimina i rigori. Ma dai, ma che roba brutta. Che roba triste, raga, dai. Ma Di Lorenzo ha sbagliato, Osimhen ha sbagliato. Niente, raga, il Napoli esce in semifinale di Champions. Sembra una maledizione il Napoli, una super squadra che gioca benissimo, non riesce ad arrivare in finale, neanche quest'anno. E allora non ci resta che il campionato, raga. Sperando che non ci esonori, no, la barra è a posto. Intanto, semifinale Europa League, Arsenal-Juventus. Sembra realistico, quest'anno la Juve sarebbe potuta andare con l'Arsenal. Ma effettivamente, ora che ci penso, questa è la prossima stagione, quindi la Juve non sarà in Europa League e l'Arsenal sarà in Champions, quindi niente di realistico. Vabbè, ragazzi, le ultime 3 partite io le simulerei da qua, visto che non c'era più la finale di Champions. La prima è contro l'Udinese, andiamo. La prima la vinciamo facile, contro l'Udinese, 2-0, eccolo lì, Adama Traoré, comprato per questi momenti, per queste partite. Speriamo che la Lazio non abbia vinto, così ci avviciniamo. Vediamo un po' la Lazio, forse ha pareggiato la Lazio. Non lo so, raga, però siamo a -2, non mi ricordo a quanto eravamo. Ora andiamo contro il Verona. Secondo me è grande giocata, è quella di svincolare Politano per valorizzare Adama, mi piace. 2 partite alla fine, la penultima è contro il Verona. Vittoria facile questa, facile, vero. Osimhen, Lobotka, doppietta del Macedone. E ora ultima di campionato. Vediamo un po', ci si decide tutto all'ultima, ragazzi. Tutto all'ultima. Contro chi siamo? Eccola là, contro la Juve. Il Napoli... il Napoli è primo, la Lazio non ha vinto. Quindi ragazzi, l'ultima partita è fondamentale, basta vincere. Contro Juve non è facile, ma basta vincere, ragazzi, crediamoci. Però raga, essendo l'ultima partita, ce la simuliamo integralmente. Quindi prima dell'ultima partita, visto che poi non potremo più farlo, andiamo a vedere le statistiche finali della stagione dei nuovi acquisti e dei giocatori che sono rimasti, che hanno deciso di rimanere a Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia. Eccoli qua, primo e secondo migliore della squadra. Kvaratskhelia 23 gol, di cui ne ha fatti 17 in campionato, 10 assist. Osimhen invece 20 gol e 8 assist. Adama Traoré 10 gol, 4 assist, tanta roba. Cop Miners 7-7, Samardic 6-5. Alla fine ne ha giocate 24, ne ha giocate 20 in campionato, quindi una in più della metà, tanta roba, bell'acquisto. Vediamo se c'è qualcun altro che ha deluso. Vabbè, Petagna non è nostro, ce lo fa vedere, ci fa vedere quello che ha fatto col Monza, ma non ci interessa. Danso, ragazzi, ne ha giocate 31, di cui quel gol importantissimo in Champions League, mi sembra contro il Barcellona. Ci sta, sono soddisfatto degli acquisti, raga, ve lo devo dire. Scalvini anche ne ha giocate 26, Bijol solo 5. L'avevamo super pagato, 15 milioni mi sembra, ne ha giocate un po' poche, però ci sta, non tutti gli acquisti sono sempre azzeccati. Sicuramente Adama Traoré, Cop Miners, Samardzic, top acquisti. E quindi ragazzi, ora ultima partita, la simuliamo integralmente, poi al 90esimo entriamo in campo e vediamo se ci danno la coppa. Potremmo anche perdere, raga, se la Lazio non vince, non lo so, vediamo, i titolari ci sono. Let's go, incrocio le dita e poi chiudiamo il video. Zambo Anghissa, dentro per Kvicia, Osimhen, come gioca il Napoli, sembra quello dell'anno scorso. Cop Miners dall'Atalanta al Napoli per vincere lo scudetto. La Juve però spinge pericolosamente, si stanno giocando la Champions e Pogba fa un euro gol, 1-1. Occhio ancora la Juve che spinge fortissimo dall'altra parte, vogliono andare in vantaggio, ma c'è una super chiusura di Danso o forse di Scalvini, non lo so. Fine primo tempo, 1-1, potrebbe bastare, come no. Se vinciamo siamo sicuri, dai Napoli. Tanto alla fine entriamo in campo e vediamo se i giocatori festeggiano o no, così capiamo già subito se abbiamo vinto lo scudetto. No, rigore, non ci credo, rigore. È fuori aria o in aria? Non lo so, fa vedere. Tutti vanno dall'arbitro, mi sa che è rigore. No, non ci credo. Parala Meré. Ha fatto gol. Ora si mette male per il Napoli. Mister, fai qualche cambio. No, un altro, 3-1. Dobbiamo sperare che la Lazio abbia perso, raga. Se no stagione fallimentare, perché secondo posto in campionato e semifinale di Champions, non hai vinto niente. Sarebbe stagione fallimentare, purtroppo. Però qua noi cerchiamo di riprodurre il realismo, raga. Realismo al 100%. Ancora Napoli, però non mollano. Lobotka allarga dall'altra parte. Il tiro! Mamma mia, che peccato. Tra l'altro, ragazzi, una cosa veramente brutta da vedere. Adama Traoré con il 10 di Diego Armando Maradona, che è stato ritirato. No, non sono entrato in campo. Sono un clown, raga. A pensare al numero di maglia di Adama mi sono dimenticato di entrare in campo. Come facciamo? Niente, non abbiamo la premiazione. Vediamo cosa è successo.
la Lazio ha vinto 4-1. Vabbè, meno male che non siamo entrati in campo, raga, anche perché sarebbe stato molto triste vedere che il Napoli non l'alzava al cielo. E quindi niente, ragazzi, questa è la classifica finale. Vi faccio vedere un po': il Napoli è arrivato al secondo posto in campionato e in Champions League, come avete già visto, semifinale. Tra l'altro si deve ancora giocare la finale, Lipsia-Siviglia, che finale brutta, veramente, ve lo devo dire, sembra la finale di Conference League o di Europa League. Siamo usciti in semifinale e niente, raga, dai, andiamo ancora una volta sulle statistiche, così facciamo la chiusura del video. Statistiche, ordiniamo per gol, il migliore, Kvaratskhelia. E quindi, ragazzi, con il sottofondo, le statistiche del Napoli, dell'ipotetico Napoli della stagione 2023-2024, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace, un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!